Salve a tutti, Alessio Santoni, agronomo da agronomoonline.com. Oggi ci troviamo sempre in provincia di Ancona, Trebbiatura, Girasoli. Questo è un campo di 4 ettari, molto collinare, caratteristico appunto delle zone collinari della provincia di Ancona. Ecco, facciamo alcune osservazioni riguardo al girasole. Qui, come al solito, il girasole va in rotazione stretta con il grano duro. Cosa avviene? Avviene che nascono appunto questi girasoli che non danno produzione. Allora, qual è l'importanza e diciamo l'azione per poter togliere questi girasoli cosiddetti falsi? Quelli di fare una rotazione molto lunga, anche perché tecnicamente le produzioni si potrebbero abbassare di molto. Quindi è bene fare una rotazione molto lunga, cioè non si può alternare grano e girasoli, bisogna fare rotazione almeno di 4 anni. Ecco, vedete la trebbiatura su zona collinare, se potete vedere la percentuale di acclività, sicuramente sono dei bei girasoli. Poi vedremo alla fine quale sarà la produzione. Quindi ricordiamoci sempre, per avere una buona produzione bisogna fare una rotazione lunga. Ecco qua, ricordatevi sempre rotazioni lunghe. Ricordiamoci sempre rotazioni lunghe. Le produzioni quest'anno sono sempre le solite, con picchi magari sopra ai 35 quintali, 36, ma la media è sui 25-26 quintali, con anche punte più basse di 20 quintali a ettaro. Quindi per avere produzioni sempre maggiori bisogna fare la giusta rotazione. Anche quest'anno le produzioni sono basse, con alcuni casi con produzioni più alte, ma la media è, siamo sempre lì, 23-25 quintali a ettaro. Zone collinari, rotazioni grano girasole. Quindi un saluto a tutti e ricordiamoci sempre, il futuro è dell'agricoltura.